ridateci la nostra famiglia. Riprendersi le proprie vite di lavoratori e cittadini per tornare a trascorrere le domeniche e le feste in famiglia è la richiesta dei commercianti rappresentati dall'Unione Sindacale di Base, scesi in piazza oggi contro le liberalizzazioni degli orari del commercio volute dal decreto Salva Italia del governo Monti. Migliaia di medie e piccole imprese rischiano di chiudere, schiacciate dalla concorrenza della grande distribuzione e strozzati dalle spese dovute alle aperture straordinarie nei weekend, come ci spiega il rappresentante USB Francesco Jacopone. Decreto Monti ci fu spacciato come la panacea dell'occupazione nel settore, invece in realtà ha prodotto soltanto licenziamenti, perché il problema vero è il reddito dei cittadini, e ha prodotto la devastazione delle condizioni già precarie dei lavoratori del settore. Quindi noi oggi siamo qui per gridare al Parlamento che i lavoratori del commercio, come tutti gli altri, hanno diritto al riposo, alle domeniche, ai festivi, e che in realtà le liberalizzazioni non sono state quello che ci avevano raccontato, ma sono state soltanto un disastro per i lavoratori del settore, e il problema del commercio è che il reddito dentro questo paese non c'è più. Una crisi che non risparmia neanche il nord, come ci testimonia una lavoratrice del Veneto aderente ad uno dei tanti gruppi Facebook nati per manifestare il dissenso contro le aperture domenicali. Al nord è drammatica perché i piccoli negozi soccombono dietro alla grande distribuzione, non riescono a stare al passo a una concorrenza così pesante e sleale. Una delegazione di deputati del Movimento 5 Stelle ha incontrato i manifestanti per ascoltare le loro richieste. A scendere tra i dimostranti il grillino Michele Dell'Orco, firmatario della proposta di legge che il Movimento 5 Stelle presenterà in Parlamento per ridimensionare gli effetti delle liberalizzazioni montiane. La nostra proposta di legge prevede intanto che venga eliminato il cosiddetto decreto Salva Italia di Monti, che ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali, e quindi tornare a dare la gestione delle aperture domenicali alle regioni, agli enti locali. Inoltre prevediamo anche una rotazione, quindi una turnazione delle aperture gestite sempre dalle regioni, con un massimo di aperture di 12 festività all'anno.